Era chiamato nuovamente a dare una risposta a un Capuzzo che non sembra fermarsi del tutto. Gentili amici sportivi, benvenuti allo stadio comunale Casune di Santeramo in Colle. Oggi Santeramo contro Lucera, partita volevole per la 18ª giornata del campionato di promozione pugliese Girone A. Iniziamo subito con le formazioni, partendo da quella del Santeramo contro il Canusium. Intanto è iniziata Santeramo contro Lucera, primo possesso palla per i biancocelesti. Avanza qui Mininno, cambia tutto nella zona di Clemente. Avanza ancora Clemente, va da solo. La palla per Oscar, prova subito col destro, parata di 7. E mette in calcio d'angolo, Grardi. Fischia l'arbitro. Parte Ricciardi, tira di potenza, la palla che finisce fuori di pochissimo. Altra occasione per il Lucera. Andò qui Pinto, De Nura a spazio, prova con il sinistro Mascolo. Poi scende all'indietro per Mascolo, che al volo rilancia in avanti nella zona di Prudente, di testa. Cioè, sbaglia il difensore, avanza Oscar. Ancora Oscar, prova col destro, 7, blocca. Però troppo lungo per De Nura, quindi rimessa dal fondo per il Lucera, già battuta, che in questo momento è in possesso palla con Clemente che lancia in avanti nella zona di Innocent. Il lancio è buono, avanza ancora Innocent, spalle alla porta, poi con il destro, 7. Attenzione Borromilo, Borromilo passa, Borromilo, Mascolo, grande parata. Okay, attenzione ancora Santeramo, la palla in mezzo. La difesa del Santeramo con Ozzega Granato, guarda attenzione, palla che la dà a Pozzo Zengaro. La mette in mezzo, attenzione. Innocent, il destro, palla che finisce. Ma per il Santeramo che invece non c'è, viene fiscato direttamente la fine del primo tempo. 0-0 al Casune tra il Santeramo e il Lucera. Un'occasione ghiotta, vuole cercare a tutti i costi di segnare questo gol. Intanto è iniziato il secondo tempo di Santeramo Lucirelli, alla fine lo trova poi Panzaria di prima nella zona di De Nura, poi Cantalice, attenzione, supera Mininno, Cantalice va sul fondo, il cross in mezzo, poi attenzione il tiro di Tassielli, arriva alla rete del Santeramo che si porta in vantaggio. Con Clemente, passaggio per Innocent, prova subito col destro palo! Incredibile che partita, Lucera che cerca disperatamente il pareggio. Intanto qui il cross in mezzo, palla che finisce poi a Botticelli che siede posto a Zengaro, il sinistro, 7. Attaccato da Cocinelli, fine, ultima direzione la sua, ma finisce qui, notte fonda per il Lucera.